visto altre volte, ecco, sono il vescovo Dino e sono venuto volentieri con i ragazzi Carlos, che siete voi, per dirvi che apprezzo la vostra presenza così numerosa e vi dico bravi. Io avrei un piccolo indovinello da fare. Vediamo se qualcuno di voi riesce a rispondermi. Oggi è una giornata speciale, una giornata mondiale speciale. Che giornata mondiale speciale è oggi? Vediamo se qualcuno sa rispondermi. La giornata della pace, benissimo, questa è una prima risposta. Ce n'è un'altra risposta da dare. Vediamo. Quanti di voi questa mattina hanno aperto il PC? Google, cosa diceva questa mattina sul PC? Cosa c'era? Invece di essere scritto Google, cosa c'era scritto? Sentiamo. C'è la giornata mondiale dei diritti dei bambini. Oggi è la giornata mondiale dei diritti dei bambini. Io non so se Don Paolo, quando l'aveva programmata questa, aveva presente. Sì. Ma è una giornata mondiale dei bambini, dei diritti dei bambini, che in fondo riprende tutto quello che vi ha detto poco fa Don B, Monsignore. Un applauso a Monsignore. Voi vi domanderete come si fa il singolo Monsignore. Sei detto a una veste lunga con i piedi rossi. Sei invece un Monsignore alla tuta con i piedi rossi. Giornata mondiale dei diritti dei bambini. E vediamo adesso se vi aiutate a scoprire quali sono i diritti dei bambini. Il diritto di giocare, benissimo, questo è uno. Il diritto di andare a scuola, anche. Andare a scuola e studiare, sì. Voce alta. Il diritto di essere liberi, su in fondo. Sì. Devi alzare la voce perché di avere una famiglia, benissimo. Ad essere tutti uguali, anche. Dei giochi era stato già detto, comunque hai fatto bene a dirlo. Di avere degli amici. Il diritto di avere la pace. Il diritto di avere la parola. No, il diritto di non lavorare no, perché quello è un dovere. Quello non è un diritto, è un dovere. È il dovere lavorare, quello se devono avere tutti anche i bambini. Sia pure il un lavoro che quello della scuola. Voi due. Il diritto di ascoltare. Allora, benissimo, vediamo qui, io credo che i diritti dei bambini li possiamo racchiudere così. Il diritto intanto della salute, questo non l'ha ricordato nessuno. Ah sì, non avevo sentito. Il diritto della salute. Don Paolo, quello grande, grande come un tir, vieni qua Don Paolo. Il vescovo è alto, vi confessa, ma quando è vicino a Don Paolo si sente molto piccolo. Guardate, Don Paolo potrebbe raccontarvi, lui che è stato tanti anni in missione, i bambini della Costa d'Avorio hanno tutti la possibilità di essere in salute? No, non tutti, Monsignore. Anzi, la maggioranza
hanno molti problemi di salute e poi non possono andare al